E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech in un nuovissimo video davvero interessante perché in collaborazione col grandissimo Federico del canale Mastro Geek, il quale offre dei contenuti davvero interessanti con una qualità strepitosa. Quindi ragazzi, alla fine di questo video vi rimanderò al link che trovate qui sotto in descrizione sul suo canale per vedere l'altra parte di questo video e iscrivervi al suo canale. Quindi ragazzi, direi di passare ai prodotti di cui parleremo oggi, che oltretutto vedete qui alle mie spalle, ovvero tutta una serie di accessori che sono riuscito a catalogare per il mio bellissimo MacBook Pro con Touch Bar che è installato alle mie spalle. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito, ma dopo la bellissima sigla. Dopo aver acquistato il mio MacBook Pro con Touch Bar, sentivo la necessità di proteggerlo in qualche modo e dato che non amo particolarmente le classiche cover a guscio, il quale si inserisce il MacBook all'interno, non le preferisco più di tanto, ho deciso di acquistare questa cover a guscio in plastica, non troppo rigida, in modo che potesse sostenere anche qualche piccolo urto, ma soprattutto che me lo andasse a riparare dai graffi, perché inserendolo molto spesso all'interno di zaini, borse, sentivo proprio la paura di graffiarlo in qualche modo. Quindi ragazzi, ho optato per questa cover che oltretutto è in colore rosso perché sto cercando di crearmi un ecosistema di accessori tutti di colore rosso. Ragazzi, questa cover mi è piaciuta tanto. Vi lascio il link dell'acquisto qui sotto in descrizione. Non l'ho pagata tantissimo e ragazzi, merita davvero tanto perché si adatta perfettamente al nostro MacBook, non crea sbavature da nessuna parte e segue tutte le linee del Mac con tutte le porte lasciandole libere, quindi ragazzi, davvero super consigliato. Dopo un paio di settimane di utilizzo di questa cover, beh, stava cominciando il mio MacBook a diventare noioso e quindi, dato che non mi sembrava il caso di andare ad acquistare un'altra cover di un altro colore, giusto per uno sfizio di cambiare, ragazzi, ho deciso di dedicarmi al modding e al wrapping. Quindi ho contattato questa azienda che si chiama PG Creative, che è in fase evolutiva, sta cercando di ampliarsi a tutto il mondo. L'ho contattata e ho deciso di sponsorizzarla facendomi mandare uno sticker per il mio MacBook Pro. Ma dato che non amo applicare adesivi al di sopra dell'alluminio del mio MacBook, ho deciso di inserirli all'interno della cover. Quindi, dopo un paio di spiegazioni e dopo esserci capiti con l'azienda, vi raccomando, vi lascio i link tutti qui sotto in descrizione. Abbiamo trovato il modo per applicarlo direttamente alle spalle della cover in modo che oltretutto non possa staccarsi durante le fasi di utilizzo e ragazzi è venuta davvero un'opera d'arte perché inoltre questa azienda vi creerà qualsiasi tipo di marchio voi vogliate, qualsiasi adesivo ad un prezzo davvero irrisorio. Quindi ragazzi vi raccomando se avete bisogno di adesivi o qualsiasi altra cosa contattateli perché sono davvero molto disponibili. Ma adesso direi di passare a un bellissimo timelapse per il montaggio di questo sticker all'interno della mia cover. Ragazzi, è venuto un lavoro davvero fatto bene perché si applica perfettamente all'interno della mia cover senza andare a rovinare il mio bellissimo MacBook Pro o andare a riempirlo di colla in qualche modo strano e mi piace davvero un sacco. Quindi vi raccomando, vi ripeto che vi lascio i link dell'azienda qui sotto in descrizione per qualsiasi cosa, sono sempre a disposizione. Ma adesso passiamo ad un altro prodotto. Come ben saprete anche voi, il MacBook Pro ha solo 4 porte USB Type-C e quindi, dato che la tecnologia sta andando avanti pian piano verso questa nuova tecnologia, dobbiamo acquistare degli hub USB Type-C per poter collegare altri dispositivi che magari sono un po' più obsoleti. Quindi, ragazzi, ho deciso di dedicarmi all'azienda chiamata Inatec che offre questo dispositivo ad un prezzo davvero vantaggioso perché rispetto agli altri sul mercato, credo che sia quello al costo più basso e più ricco di opzioni da poter collegare, che ci dà la possibilità di collegare micro SD, SD standard, due prese USB di 3.0 e soprattutto una presa HDMI. Quindi ragazzi, super consigliato e mi dà la possibilità di collegare tutto quello di cui ho bisogno. Inoltre, ragazzi, questo video lo sto registrando con la mia Reflex, una Canon 1100D. E sto alternando un po' tra questo e il mio iPhone X, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti quale preferite tra i due, ma molto presto ci sarà un video confronto con il quale sto organizzando il tutto perché è un po' complicato registrare lo stesso video con due dispositivi diversi, ma spero di riuscirci, quindi restate aggiornati iscrivendovi al canale.
Tornando a noi, dopo aver inserito il mio MacBook Pro con Touch Bar la settimana scorsa qui nel mio desk setup, e se vi siete persi il video vi lascio il link qui in alto a destra, ma se ve lo siete persi è perché non avete attivato la campanella e quindi correte subito a farlo. Inoltre ragazzi, sentivo la necessità di acquistare un ulteriore cavo di ricarica, quindi mi sono dedicato, come di mio solito, a un'azienda chiamata Anker, che ragazzi decisamente credo sia la migliore qui sul mercato e spero un giorno davvero di riuscirci a collaborare per testare dei suoi prodotti, perché mi piacciono un sacco, sono con una qualità strepitosa e funzionano sempre alla perfezione. Ho acquistato questo cavo USB-C, USB Type-A, in modo da poterlo utilizzare anche con un power bank e con un alimentatore che non sia quello del Mac. È vero, non è tanto consigliato, ma durante le fasi in cui stiamo fuori casa, magari a volte può capitare che dobbiamo ricaricare il nostro dispositivo con un alimentatore esterno. Quindi ragazzi, prossimamente acquisterò anche un alimentatore con Power Delivery, che oltretutto vi lascio sempre il link qui sotto in descrizione, un alimentatore di sempre di Anker che arriva a 60 watt, quindi quanto l'alimentatore del MacBook proprio. Questo cavetto è rivestito in nylon chiamato Powerline Plus e già ve ne ho parlato qui sul mio canale, vi lascio il link qui in alto a destra, è un cavetto a dir poco strepitoso. Ma passiamo adesso ad un ultimo accessorio, ovvero un hub USB Type-C VGA. È vero, la VGA non molti di voi la utilizzeranno ancora, ma è utilizzata tantissimo durante le conferenze. Io utilizzo questo accessorio davvero tanto durante praticamente tutte le settimane, perché col lavoro che faccio vado tantissimo a fare conferenze, sono un tecnico audio e suono e video, quindi ragazzi le utilizzo tante. Abbinate al mio proiettore della BenQ, questo qui un proiettore VGA LED davvero interessante, vi lascio il link sempre qui sotto in descrizione, ma non siamo qui in questo video per parlare di questo, magari se vi interessa lasciatemi il link qui sotto in descrizione. Questo hub ha una caratteristica fondamentale, ovvero quello di essere super durevole e soprattutto costruito interamente in plastica, quindi super leggero e compatto da portarsi in giro in ogni occasione. Quindi ragazzi, che dirvi, il video finisce qui. Io vi rimando al video del grandissimo Federico del canale Mastro Geek, che trovate qui sotto in descrizione, e se siete interessati a qualche prodotto del genere vi lascio sempre il link qui sotto in descrizione. Inoltre ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter, soprattutto su Instagram perché lo sto curando molto di più e ultimamente sono cresciuto davvero tanto. Inoltre ragazzi, spammate i miei video a più non posso, perché ho bisogno di crescere per farmi mandare altri prodotti e portarveli qui sul mio canale YouTube. Detto questo, io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.